l'Italia che cambia siamo noi. L'ex Terra SRL Società Benefit è una società fondata nel febbraio 2016, è una società che si occupa di servizi in agricoltura, di formazione, informazione, sensibilizzazione non solo sul territorio. L'obiettivo finale è creare una rete di coltivatori che vogliano perseguire e realizzare un'agricoltura diversa rispetto a quella imposta dal modello che si è affermato dalla rivoluzione verde in poi, e siamo arrivati poi a costituirci come Social Benefit, che offre, oltre all'agricoltura di per sé, una serie di servizi e anche corsi di formazione, attività di sensibilizzazione, il voler mettere in rete i microproduttori, formandoli, informandoli e creando rete. Io sono un ex avvocato. A un certo punto, da 4 anni a questa parte, ho deciso di cambiare totalmente vita, anche, come dire, nell'ottica dei principi della decrescita. Svolgevo la professione a Roma, a un certo punto ho pensato di tornare nel paese d'origine rivoluzionando la mia vita. E chiacchierando con Angelo, che è stato sempre un grande appassionato di agricoltura da quando avevamo 5 anni, diciamo con un pizzico di follia, ma sapendo, insomma, che ero nelle mani giuste, quando Angelo mi diceva: guarda, le potenzialità sono tante, ne abbiamo discusso per un po' di tempo, ci siamo lanciati in questa avventura che sta dando, nel caso di dire, i suoi frutti. Io nasco personalmente alla facoltà di medicina veterinaria in scienza della produzione animale, poi il lavoro che avrei dovuto fare è quello nei macelli, sono scappato, ho preso l'equipollenza in scienze agrarie e quindi dottor agronomo. Da lì esco e comincio a lavorare ricerca e sviluppo di prodotti nutraceutici, ritorno a Ceglie, fondo un laboratorio di analisi e consulenza per le aziende tuttora in essere, dove lavorano un po' di persone del territorio. Da lì l'idea, sempre con lo stesso imprenditore, di aprire anche una scuola di agricoltura, e collegato, ma non distaccato, un progetto che vuole mettere le mani nella terra. L'orto è un progetto completamente esterno. Nasce prima da un bisogno nostro di tutelare la biodiversità. Da qui cercare di sviluppare dei prodotti che non siano quelli omologati o quelli che la grossa distribuzione vuole. Quindi è possibile creare una passata che non è per forza la passata, ma una passata di pomodoro giallo, una vecchia cultivar, quindi rivalorizzare il territorio perché ne ha bisogno e promuovere delle vecchie varietà che altrimenti sono perse. Il nostro in realtà è un orto sperimentale. Da anni con Valerio piantiamo di tutto e di più, cerchiamo di privilegiare le varietà locali, autoctone, ma non ci teniamo indietro di fronte a nulla, cerchiamo di vedere come rispondono al nostro territorio, al nostro terreno, quelle che ci convincono, ci tengono compagnia gli anni successivi, quindi si adattano ancora meglio al territorio, quelli che non ci convincono conserviamo i semi, che possono non convincere noi in questo ambiente, ma essere utili per qualcun altro altrove. Io ho una visione, Ceglie 2040 o comunque il Sud 2040, offrire un qualcosa che sia irreplicabile altrove, perché se è replicabile altrove di sicuro troverà un concorrente o qualcuno che riuscirà a produrre lo stesso prodotto a condizioni differenti dalle tue. Questo territorio, ma l'Italia in genere, ha delle potenzialità enormi, perché ha un qualcosa che è replicabile altrove: la biodiversità del territorio italiano, la biodiversità della Puglia. Se saremo capaci di capire queste potenzialità, di puntare su ciò che il territorio sa offrire, valorizzandolo, saremo vincenti. Io credo che Ceglie, così come tutto il territorio a noi limitrofo, è seduto su una miniera d'oro, non lo sa. Lo vedo un po' come un grande elefante legato al circo, a un filo di cotone, è solo un problema psicologico. L'elefante non lo sa, ma se vuole smonta il circo in un minuto.
Italia che cambia per me è una presa di coscienza da parte nostra. Italia può cambiare, potrebbe cambiare da un momento all'altro, basterebbe una frazione di secondo se solo riprogrammassimo i nostri cervelli nella direzione giusta. Italia che cambia per me è la gente come voi, come me, gente che per me cosa folle, si fa l'Italia in camper per mettere insieme delle realtà e lo fa perché ci crede in un progetto di vita sociale, quello che stiamo facendo qui. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi.